Grazie. Chi ormai ci conosce e ci segue ormai da qualche anno sa che ogni anno appunto implementiamo con qualche novità questa particolare festa dedicata al patrono dei vigili urbani, oggi polizia locale. L'anno scorso abbiamo parlato della vita di questo santo, che vi ricordo è stato proclamato appunto patrono dei vigili urbani, della polizia locale, il 3 maggio del 1957 da Papa Pio XII. Quest'anno vogliamo presentarvi in assoluta novità la lettura di un brano della lettera apostolica che appunto lo decreta patrono dei vigili urbani. La lettera è un po' lunghina, quindi abbiamo estratto un passo in latino e poi ci sarà appunto la traduzione. Sarà letta dal vice commissario Enrico Marangoni. Ex sacrae ritum congregationis consulto, omnibus attente perpensis, certa scientia ac matura deliberazione nostra, deque apostolica e potestatis plenitudine, arum letterarum vii perpetunque in modum sanctum Sebastianum martire, omnium ex Italia urbani ordinis custodum, quos italico sermone, vigili urbani voca. Secondo il consulto della Sacra Congregazione dei Riti, soppesata accuratamente ogni cosa, con consapevolezza e matura deliberazione, nella pienezza della nostra potestà apostolica ed in forza di questa lettera, costituiamo e dichiariamo per sempre San Sebastiano Martire, custode di tutti i preposti all'ordine pubblico che in italiano sono chiamati vigili urbani. Aggiungo io, ora polizia locale. Grazie, ci sembrava doveroso così ricordare anche questa lettera apostolica che vi invito tutti a trovarla e a leggerla perché è veramente molto interessante. Chiamo ora Don Gianni per la benedizione della corona che ci accingeremo tra qualche secondo appunto a deporre. Sulla lastra in marmo, un passo avanti, prego. Benedetto sei tu, oh Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. A te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore. Benedici i nostri cari defunti che hanno donato la loro vita per la libertà e con amore per la patria, per il servizio e per noi cittadini. Tu che sei Dio, vivi e regni nei secoli dei secoli. Grazie Don Gianni, ricordo a tutti che tra qualche secondo ci accingeremo alla benedizione del Parco Mezzi che è schierato qui davanti al municipio. È doveroso da parte nostra quindi rendere omaggio a tutti gli operatori di pace ma soprattutto agli operatori della polizia locale che nell'adempimento del loro dovere ci hanno lasciato. La corona sarà accompagnata in rappresentanza dell'amministrazione dal vice sindaco Roberto Rugolotto, dall'assessore di riferimento Otello Bergamo, dalla comandante della polizia locale in rappresentanza anche di tutte le forze armate, dottor Claudio Vanigna, dal vice comandante generale della polizia di Venezia, dottoressa Maria Teresa Maniero, e in rappresentanza di tutte le associazioni combattentistiche d'arma che vedo molto numerose questa mattina, dal commendator Franco Pavan, presidente appunto di Assoarma di Jesolo. Per tutti, attenti!
Onore ai caduti della polizia locale. Ringraziamo tutti e adesso siamo schierati ovviamente da questa parte, magari ci voltiamo un attimo perché Don Gianni benedirà il parco mezzi del comando della polizia locale di Jesolo e poi siete tutti quanti invitati a salire in sala consiliare dove ci sarà la celebrazione della Santa Messa e a seguire poi l'intervento, la relazione annuale da parte dei dirigenti con la consegna di alcune benemerenze. Don Gianni, ci spostiamo.